Francesco Monte svela perché ha lasciato l'Isola dei Famosi. Francesco Monte non ha fatto in tempo ad adagiarsi sulle spiagge honduregne che è stato accusato da Eva Enger all'Isola dei Famosi di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. L'ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso una settimana piena di malumore ed è per questo che ha deciso di eliminarsi dal reality show. L'ex naufrago spiega perché ha preso questa drastica decisione. Francesco Monte, rientrato in Italia dopo aver abbandonato il reality show L'Isola dei Famosi, spiega tutti il motivo del suo gesto. L'ex tronista cerca di dare delle delucidazioni, sostenendo che le accuse mosse da Eva Enger riguardo all'uso di stupefacenti sono totalmente infondate. Alla luce dei fatti, abbiamo da una parte gli autori Mediaset, che hanno dichiarato di aver visionato i filmati nel periodo in cui i naufraghi erano in hotel ed è emerso che non hanno notato nulla di strano. Monte nega di aver fumato una canna, mentre l'ex attrice di film A Luci Rosse continua a sostenere che il ragazzo non è stato l'unico ad aver fatto uso di sostanze proibite. Ma ecco che l'ex tronista di Uomini e Donne scende in campo per perorare la sua causa. E attraverso un post scritto sui social dichiara queste parole. Ho deciso di ritirarmi dal gioco, perché le ultime vicende dell'Isola dei Famosi hanno fatto sì che questo per me non fosse più un gioco, appunto, ma una gogna. Resa ancor più insopportabile dal fatto che stando reclusi è impossibile difendersi come si deve e tranquillizzare le persone che mi vogliono bene. Le accuse che mi sono state rivolte sono totalmente infondate e io mi difenderò con la legge, senza ricorrere ad inutili confronti e scontri. Chi mi accusa dovrà rispondere ad un magistrato nelle sedi opportune. Ho 29 anni, sono cresciuto in una famiglia per bene, so di essere una persona per bene. Ho ricevuto dai miei genitori educazione e tanto rispetto per il prossimo, attraverso cui ho maturato rispetto anche per me stesso. E per queste ragioni, chi si aspetta da me proclami, controaccuse, fango da spargere ogni dove, rimarrà deluso. Mi sono recentemente trovato al centro di una questione per me molto dolorosa e inaspettata, e anche in quella circostanza il mio stato d'animo è rimasto dentro di me. Sono un uomo del sud, istruito ed educato, e tale voglio rimanere, al di là del fatto che partecipo a trasmissioni TV. Le trasmissioni e i talk che di questa vicenda hanno preso l'aspetto scandalistico, senza nemmeno porsi il dubbio che le accuse fossero infondate, hanno tutto il mio disappunto e biasimo. Rispetto il lavoro altrui, capisco che gli spazi vadano riempiti. So di essere uno a cui piace la telecamera, fatto che di per sé non trovo contrario all'etica. Ma non ho nessuna intenzione di farmi massacrare da chi sullo stomaco ha peli di cinghiale e l'anima persa da tanto tempo. Sulla scia delle dichiarazioni rilasciate da Francesco Monte, a chi credete? A lui oppure Eva Enger? A voi commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.